Vediamo la preparazione dei bignè alla panna o chantilly. Iniziamo subito dalla pasta choux. In un pentolino andiamo a versare dell'acqua e andiamo poi ad aggiungere del burro. Il burro deve essere morbido perché si deve sciogliere immediatamente, prima che l'acqua inizi a bollire e quindi ad evaporare. Tutto questo eviterà appunto dei problemi durante la cottura. Aggiungiamo un pizzico di sale e poi aspettiamo che il tutto inizi a bollire. A questo punto aggiungiamo la farina. Io utilizzo della farina 00 che deve essere versata nel composto tutta in una volta, tutte insieme, per evitare la formazione di grumi. Iniziamo subito a mescolare con un cucchiaio o una frusta. In pochissimi secondi l'impasto si staccherà dalle pareti e si formerà una palla. Lasciamolo cuocere per un paio di minuti in maniera che perda un pochino di umidità. Poi trasferiamo il tutto in un piatto, in una ciotola fredda, prima di aggiungere le uova. Ci serviranno in tutto 4 uova. Le dovremo aggiungere all'impasto una alla volta e mescolare molto bene. Faccio raffreddare il composto di farina, acqua e burro e il pizzico di sale, perché altrimenti se aggiungessimo appunto le uova immediatamente, le uova inizierebbero a cuocere perché l'impasto si trova a una temperatura superiore ai 60 gradi e quindi avremo dei problemi durante la cottura. Quindi lasciamola raffreddare e poi aggiungiamo un uovo alla volta. All'inizio sembrerà che l'impasto non riesca ad assorbire bene le uova, come potete vedere, ma vi basterà continuare a mescolare un pochino per ottenere la giusta consistenza. Se la toccate, vedete che sulla pasta si crea un conetto che si abbassa un pochino da una parte. A questo punto possiamo mettere la pasta choux in un sac à poche con una bocchetta liscia e creare i nostri bignè. Per abbassare un pochino la puntina, possiamo immergere la punta di un cucchiaino nell'acqua o il dito e abbassarlo un po'. Li dovremo cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ora li dovremo lasciare totalmente raffreddare, prima di tagliarli. Io sto utilizzando un coltello a seghetta, in maniera che sia più facile il taglio. Come potete vedere, gli choux sono perfetti, sono un po' vuoti all'interno. Ed è proprio così che devono essere. Ora possiamo preparare la nostra crema chantilly con 3 semplici ingredienti. Panna liquida fresca, che andremo a montare con un po' di essenza di vaniglia. Se volete potete anche utilizzare la bacca di vaniglia, però io preferisco usare l'essenza per evitare di sentire i granelli. Quindi, montiamola bene. Andiamo poi ad aggiungere dello zucchero. In realtà nella crema chantilly ci vorrebbe lo zucchero a velo per evitare di sentire i granelli, ma visto che io sto utilizzando uno zucchero semolato fine, va benissimo utilizzare lo zucchero tradizionale. Quindi, con un sac à poche mettiamo la nostra crema chantilly sul nostro bignè, ricopriamo con l'altro pezzettino di pasta e decoriamo con zucchero a velo. La crema chantilly è panna, vaniglia e zucchero, mentre invece la crema chantilly all'italiana è crema pasticcera con della panna. Ricordate di conservare i bignè in frigorifero prima di servirli, ed ecco qua tutti gli ingredienti. Con queste dosi otterrete circa 30 bignè o 30 chantilly. Se avete dei commenti potete scrivermeli qua sotto e ovviamente se avete delle richieste mi potete anche trovare su Facebook, Google+, Twitter, lostudentedecisoifornelli.it e saicosamangi.org. Ci vediamo alla prossima video ricetta.